collaborazione mezzo di trasporto. Ah, una mezzo, l'altra video, vabbè, allora questi collaborazione. Con la collaborazione logistica, no, molti, e dei trasporti. Molti video l'ho fatti. Invece di Sabatino. Oh. Molti video l'ho fatti io del Ruga. Ah sì, è vero, all'inizio sì, l'avevi fatti tu. Me l'ho fatti da via Chiesa, via Montestella, via Municipio, queste cose là me le avevo fatte io. Guardo d'ora. Dovevo rimettere l'opzione che si legge anche l'orario. Il tempo che passa. Ogni tanto lo premendo tasti a caso scompare. E allora non è... Allora questa indicazione è sbagliata. Sì, perché non è qua. C'è nulla. Questa la toglie da parte. Il segnalino da abbattere. Sparano tutti i cartelli tranne quello. Poi c'è il famoso dosso. Oppla. Attenzione a questo dosso per i turisti. E ora si gira, si mette la freccia. E qua ovviamente non c'è l'insegna, c'è solamente una vecchissima. No, c'è una. Ah, quella nuova. Ce ne sono tre insegne. Una per poi iniziare a fare gli strati al carbone pozzolico. Agile strada di qui a sinistra, ancora non c'è il Gravel. Ora si compare. Iniziamo la copia. Ma dobbiamo anche dire che questa strada è già nuova in confronto a quella che c'era prima. Sì, sì. Vedete adesso c'è sempre, quindi siete protetti dal lato sinistro. E dal destro non potete andare da nessuna parte. Dal destro potete andare ai piani di Russo. Intanando però. Dove ti faccio vedere pure la strada, secondo me che si fa per andare dove voleva andare Salvatore. Sì. Te la faccio vedere. Ecco che stiamo arrivando quasi all'Eremo. Siamo già al più alto. Ecco. Vedete il cielo? L'Eremo. Da qui si scenderà solamente. Yeah. Eccoci qua. Siamo passati dall'altra parte della montagna. Notare lì l'altezza che dice 832 metri SLM, che vuol sul dire? Livello del mare. Allora la sala si scende di qua di nuovo lentamente, questa curva tornante. Ovviamente anche questa strada è a doppio senso di marcia. Sei in qua a doppio senso di marcia, ragazzi. Quindi molta attenzione. Ma guarda, hai visto che li hanno lasciato quello spazio? Un giorno lo devo far notare a Giuseppe, perché non si può andare là. Ah sì? Sì, guarda. Ma è vero. L'hanno lasciato apposta. Per andare lì? Dobbiamo andare. Perché? Ci vuoi. Dai, ci andrei. Ci vuoi porto. Dove? Adesso. Il prossimo anno ci andiamo in Giuseppe. No, vabbè, due secondi. Proviamo. Ti aspetto là. Ho paura di si vedere. Cacca. Marco si cacca. Ovviamente in tutta la vallata c'è il pericolo di incendi, quindi non buttate nulla di incandescente fuori dall'auto. Tutta la Calabria. Come ovunque dove ci sia un bosco. Ma poi ti ha detto quello come pubblicare le cose? Cui? Quello che ti parla, dice pubblicate nel sito. Secondo me alla fine non si può pubblicare niente. No, ma ha detto solamente vai nel sito e vedi. Grazie a cazzo. Vado nel sito, cosa posso fare? Mica non credo che sarà un sito 2.0 che dice carica i tuoi video. Ma mi sa di sì. Ah, ha detto che c'è una pagina dove c'è scritto, dove c'è un pulsante dove si possono caricare nuovi video. So che mi sa che sarà lì. Ma fate attenzione che c'è un avvallamento. Un avvallamento. E adesso giriamo sulla destra. Poi chi? Seguiamo per il santo. Adesso inizia la strada a senso unico. Questo è il senso unico, la domanda è che bisogna fare il giro. Praticamente questa qua fa circonvalla la grotta di Montestella. Sì, circonvalla. Questa strada è strettissima. Strettissima e molto in discesa. Lo potete notare alla vostra sinistra.
che ovviamente manca ogni forma di illuminazione. Attenzione, che andate veloci, che si state a ghire su. Oh, un palo, mi è entrato un palo. Un altro. Oh, un secondo palo. E ora qui vedrete finalmente. A destra troverete la grotta e a sinistra si ritorna al punto di partenza. Ed eccoci qua. E qua troviamo il parcheggio del santuario di Montestello. Ah, ci legge. Stoppo.